L'ittiosauro, il misterioso dinosauro marino. Ciao a tutti! Anche oggi ci immergeremo nelle profondità degli oceani antichi. Immaginate di essere in un mondo sommerso, pieno di creature gigantesche. L'ittiosauro era una di queste, un gigante marino vissuto dal Triassico inferiore al Cretaceo superiore, da 250 a 90 milioni di anni fa. L'ittiosauro, infatti, non era propriamente un dinosauro, ma un rettile marino che viveva negli oceani, mentre i dinosauri dominavano la Terra. Il modo in cui l'ittiosauro si muoveva nell'acqua era davvero unico. Con movimenti agili e veloci, assomigliava più ad un delfino moderno che a un rettile, e poteva arrivare ad essere grande anche come una balena. L'ittiosauro si è evoluto da un gruppo di rettili terrestri, non ancora identificati, che sono tornati in mare. I primi ittiosauri, apparsi circa 250 milioni di anni fa, erano piccoli e simili ai pesci, con una forma del corpo allungata e pinne simili a remi. Nel corso del tempo, gli ittiosauri si sono evoluti in animali più grandi e complessi. Nel Giurassico, gli ittiosauri avevano già raggiunto dimensioni considerevoli e si erano diversificati in una varietà di forme. Alcune specie avevano un corpo aerodinamico e pinne simili a delfini. Altri ittiosauri, come il Pteranodontosaurus, avevano un corpo più robusto e pinne più potenti e potevano misurare anche 14 metri. Ma generalmente avevano un corpo allungato e affusolato, simile a quello dei pesci. Avevano una coda allungata, che era usata per la propulsione, e pinne simili a delfini che erano necessarie per il controllo e la direzione. Ma non solo, avevano una grande pinna dorsale per equilibrarsi, e che poteva anche fuoriuscire dall'acqua. Gli ittiosauri avevano perciò corpi aerodinamici, ottimi per nuotare velocemente nell'oceano. Avevano un cranio allungato con un muso sottile. Avevano occhi molto grandi, probabilmente per vedere meglio nel buio delle profondità dell'oceano. I loro denti erano acuti e aguzzi, adatti per afferrare più facilmente prede scivolose come i pesci. Il nome ittiosauro significa a lucertola pesce. Questo nome gli è stato dato perché avevano corpi simili a quelli dei pesci, ma, come già detto, erano rettili. Avevano infatti un sistema respiratorio a polmoni e dovevano tornare in superficie per respirare, per poi potersi immergere di nuovo. Avevano però anche caratteristiche diverse dai rettili, infatti non deponevano le uova come loro e gli stessi dinosauri. Ma come i delfini e i mammiferi moderni, davano alla luce i loro piccoli vivi. La maggior parte degli ittiosauri era carnivora. Si nutrivano di pesci, molluschi, calamari giganti ed altri animali marini. Alcuni ittiosauri, come il Pteranodontosaurus, erano predatori al vertice della catena alimentare ed erano temuti da tutti. Gli ittiosauri avevano un particolare organo chiamato rostro, utilizzato per percepire vibrazioni nell'acqua. Questo li aiutava a localizzare le prede anche in condizioni di scarsa visibilità. Gli ittiosauri erano inoltre animali sociali e, probabilmente, vivevano e si spostavano per il mare in gruppo, proprio come i delfini. Le loro ossa fossili sono state ritrovate in tutto il mondo, testimoniando la loro vasta distribuzione. Gli ittiosauri sono scomparsi dal nostro pianeta circa 90 milioni di anni fa, molto prima dell'estinzione dei dinosauri. Non sappiamo esattamente perché si siano estinti, ma ci sono diverse teorie. Alcuni scienziati pensano che potrebbero essere stati superati da predatori più forti ed efficienti. Altri suggeriscono che un cambiamento climatico potrebbe aver influito sulle loro fonti di cibo. Ovviamente queste sono solo delle ipotesi, infatti come per tante altre creature preistoriche, non possiamo avere certezze sulle cause della loro estinzione. Ora siamo giunti alla fine del nostro viaggio insieme all'ittiosauro. Speriamo vi sia piaciuto. Grazie per aver guardato il nostro video. Iscrivetevi al nostro canale per non perdervi il prossimo video su un altro gigante dei mari preistorici. Un saluto da Pippo e Tommy. A presto!